Nella puntata di ieri, di pomeriggio 5, Barbara D'Urso è tornata a parlare di violenza ed omofobia. Ospite nel suo salotto, Santo, un ragazzo insultato e picchiato per via del suo orientamento sessuale. Il caso ha offerto l'occasione alla conduttrice di commentare quanto accaduto a Live, non è la D'Urso, durante lo spazio dedicato allo scontro dei due, Vittorio Sgarbi e Feltri, con cinque opinioniste della trasmissione. A proposito dei termini con cui appellarsi ad individui omosessuali, Barbara D'Urso ha sottolineato che con calma e pacatezza, in una serata un po' agitata, ha cercato di far comprendere al direttore editoriale di Libero che gli epiteti che lui utilizza nei suoi articoli non hanno sempre valore neutro, ma possono rappresentare parole dispregiative. Inoltre, la presentatrice ha voluto esprimere solidarietà a Vladimir Luxuria tra le sferate attaccate con veemenza da Sgarbi, che ha dimostrato di avere grosse lacune in materia di identità di genere. Voglio mandare un grandissimo abbraccio pubblico a Vladimir Luxuria. Dopo la diretta, l'altra notte ci siamo sentiti, ci siamo scritte. Vladimir ci è rimasta male per il fiume in piena che era Sgarbi. Voi sapete che Sgarbi del resto è veramente inarrestabile. Purtroppo molte volte nessuno riesce a fermarlo. Vladimir è l'unica che riesce a gestire, forse Sgarbi sapeva di confrontarsi con lui. Probabilmente l'altra sera Vladimir era un pochino più fragile. Mi dispiace che questo sia accaduto in una mia trasmissione. Io amo Vladimir, lei lo sa, ce lo siamo già dette l'altra notte. Con Vladimir ci vediamo molto molto presto. Il gesto della D'Urso però non è servito a placare l'indignazione del pubblico né a far pace con Luxuria, che ha scritto un duro post su Twitter. L'omofobia e la transfobia si combattono sempre quando accade fuori, ma anche quando si verifica dentro uno studio televisivo, ha cinguettato, una vera e propria frecciatina al vetriolo indirizzata a Carmelita, visto anche i tag esposti nel tweet. Sul web è un coro unanime contro Barbara D'Urso in difesa delle ragioni di Vladimir Luxuria. E voi cosa ne pensate? Scrivetelo giù nei commenti. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.